Ciao Manuel, buon pomeriggio. Ciao, ciao Cri, buon pomeriggio. Tutto bene? Tutto benissimo, tutto sempre molto bene. Dai, dai, lunedì inizia il primo Master su Roma, Tour Francesco operativi. Ah, già siamo belli carichi con Francesco. L'ho sentito prima in videochiamata, anche Francesco non vede l'ora di iniziare. Siamo proprio belli pronti. Bene, 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 sono molto contento che si sta creando questa armonia tra tutto il team. Allora, cosa fare all'interno di un gruppo per emergere? Ok? Quando sostanzialmente si è in gruppo, è molto importante emergere per essere riconosciuti come i leader del gruppo e quindi avere più valore sociale, avere, diciamo, anche la percezione di essere una persona, di valore, eccetera, eccetera. Mi puoi dare qualche suggerimento appunto, sul lato operativo per far sì che ciò avvenga? Beh, sì, assolutamente, Gri. Beh, chiaramente dobbiamo mostrarci come un leader all'interno del gruppo, perché comunque all'interno della nostra cerchia facciamo percepire chi è veramente che vuole apparire come leader, ok? Quindi magari ad esempio la primissima cosa che dobbiamo fare è iniziare a prendere iniziativa, quindi iniziare noi a decidere quali sono i posti dove vogliamo andare. Questa è la primissima cosa. Esatto, Quindi l'iniziativa e la decisione. iniziativa e decisione. Chiaramente anche poi spronare gli altri a fare l'azione, perché magari possono esserci all'interno del gruppo dei ragazzi che sono un po' svogliati, ok? Quindi magari aiutare anche gli altri a fare l'azione insieme a noi, quindi essere integrare partecipi del gruppo. Assolutamente sì, diciamo che in un qualche modo se tu smuovi anche gli altri significa che influenzi gli altri e quindi riesci appunto a scatenare in loro qualcosa, comunque a smuovere dentro di loro qualche cosa. Esatto. Assolutamente d'accordo. E cosa invece devo evitare di fare per non affossare la mia immagine all'interno di un gruppo? Chiaramente non bisogna mai rimanere troppo distanti dal gruppo, magari isolati. Questa è la primissima cosa. Chiaramente non dobbiamo mai anche accontentarci di quello che si propone, perché se noi ci accontentiamo sempre di quello che comunque si propone, non diciamo mai la nostra, finiamo comunque prima o poi per essere classificati come una persona che si accontenta. Anche per essere estromessi dal gruppo, cioè non sei più coinvolto dal gruppo stesso. Esatto, perché tanto prima o poi, se comunque non diciamo mai la nostra, ci va bene sempre tutto, finiamo per essere estromessi. Ok, e un altro suggerimento appunto per non affossare la nostra presenza nel gruppo? Allora, beh, per non affossare chiaramente dobbiamo essere sempre propositivi, perché se non siamo propositivi, cioè la propositività all'interno di un gruppo è la prima cosa. Secondo me, Cri, poi puoi dirmi anche la tua. Guarda, un'altra cosa per me è quella del non trasmettere negatività al gruppo. Cioè, è molto importante quando si è all'interno di un gruppo tenere isolati i propri problemi, le proprie vicende negative, eccetera, quotidiane, da quella che è la serata con il gruppo, l'occasione di ritrovo con il gruppo, eccetera, eccetera. Cioè, ci deve essere l'energia positiva e non devi essere l'elemento di disturbo del gruppo stesso. Esatto, soprattutto non devi affossarlo con i tuoi problemi e con le tue, magari una giornata che ti è andata male, cioè queste cose lasciale fuori. Esatto, e ti faccio un'altra domanda. I nostri studenti peccano, o meglio, quando una persona arriva nelle vostre mani, sa queste cose, come gestire un gruppo, come lavorare all'interno di un gruppo per valorizzare se stesso, oppure ha sempre agito a caso? Ma diciamo che la maggior parte dei nostri studenti agiscono un po' a caso, un po' come va, va. Chiaramente se tu agisci un po' al caso, le cose come avvengono al caso, non vengono mai bene.
Quindi finiscono sempre un po' anche per essere estromessi dal gruppo, comunque dalla cerchia che li circondano. Quindi... Ok, e ultima cosa, cosa ne pensi dell'outfit, cioè dell'abbigliamento all'interno di un gruppo? Deve essere in qualche modo allineato a quello degli altri o può essere abbastanza particolare e originale? Ma all'interno di un gruppo io credo che l'abbigliamento deve essere sempre originale e avere anche il proprio stile. Anche io, così. Cioè, se io ho quello stile particolare, non posso mai uniformarmi con il gruppo. Non lo sentirei me stesso, non sarei me stesso. Perfetto, Manuel, ti ringrazio. Dai, Alla prossima. alla prossima. Ciao, Cri, ciao.